Raggiunta quindi la comprensione che poiché noi stiamo vedendo il mondo attraverso i cinque metodi rappresentativi fornitici dalla nostra intelligenza, tutta l'immagine del mondo che abbiamo è una immaginazione, dobbiamo cercare di capire cosa sono in se stesse queste cose che noi vediamo. Quando realmente vediamo una particella e la chiamiamo elettrone, ma che cos'è? È un calcolo. È 3 per 3 moltiplicato 3 più 3, ossia 54, che espresso nell'unità atomica di tutta la componente lineare elettrica che è data da 100.000 unità, si presenta come una centomillesima, cioè 54 diviso 100.000. L'unità che noi otteniamo in questo modo è l'unità che vediamo come elettrone, ma che è questo calcolo. È il calcolo a cui deriva, da cui consegue, dal cui algoritmo consegue l'immagine della particella. Certo, a noi è facile osservare la particella, ossia il risultato formale, non il calcolo che lo produce. È facile noi vedere il video che stiamo vedendo nel computer. Se consideriamo che ogni pixel che noi stiamo vedendo sono rapporti numerici, noi non riusciremmo mai ad avere l'immagine formale del nostro video, che invece vi sta mostrando la mia faccia, ma è la trasformazione in immagine di tutti questi algoritmi. Noi non possiamo dire che è vero il mio naso che state vedendo quando corrisponde a un algoritmo. Alla base della mia unità esiste la mia struttura. È unitaria, è atomica. Perché? È perché è il calcolo disaggregato nel valore unitario che è l'opposto di quello assoluto. Stabilito unitario il metro, come 10 alla meno 10 metri, io ho l'unità del sistema rappresentativo lineare del tempo, il ciclo di 10 spazi percorsi dal decimo, ossia dall'angstrom, che è l'unità dello spazio. Io rappresento semplicemente alla scala 10 alla meno 10 la struttura del mio poi apparente corpo unitario, ma ci arrivo attraverso un calcolo, come è un calcolo quello inverso, quello che partendo dalla struttura porta poi alla forma complessiva della mia immagine. Ma tutto ciò è semplicemente la essenziale combinazione tra l'essere e il non essere del progetto di me stesso e del mondo che io sto vedendo come un suo osservatore. Io non posso prescindere dalla preesistenza di questo progetto che mi riguarda e dalla osservazione che io ne faccio, osservazione concettuale che mi porta a stabilire attraverso concetti numerici ogni ente, ogni particella di questo mondo. E devo sempre sapere che sto facendo un'elaborazione di miei processi mentali rappresentativi e non di cose oggettive. Perché il mondo che noi stiamo vedendo è il frutto ideale di una mente, di uno Spirito Santo, che uscendo dal vago di una onnipotenza, che sarebbe condannata all'impotenza se non si esprimesse anche in una forma reale,
realizzata a livello oggettivo, realizza questa immagine oggettiva in modo da affidare a oggetti determinati quello che altrimenti resterebbe indeterminato. Di conseguenza, ciascuno di noi è la chance data a ogni parte del sistema possibilistico di osservare la possibilità a partire dal suo preciso punto di vista, all'interno di quella unica colonna di ordini che lo conforma interamente e che scaturisce una reazione. La reazione è quello che manca alla mia fila di ordini. Quello che manca alla mia fila di ordini sono tutti gli altri ordini. È Dio come il sistema dell'onnipotenza. Ma Dio e il mio io sono una entità unica. Solo che l'essere assoluto si è messo nella dimensione soggettiva di uno tra tutti i modi possibili di essere, perché è il Dio dell'essere e li fa esistere tutti, e ciascuno di noi è un caso preciso di essere del sistema unitario in tutte le sue possibili disaggregazioni. Lo scopo? Idealmente perfetto. Vincere in ogni caso. Non essere condizionati da una partenza più o meno felice, più o meno santa. Raggiungere la santità, ossia il superamento del limite reale, attraverso il contributo libero di ogni spirito santo soggettivo. Il vero Dio questo vuole da ogni soggetto, dargli libertà assoluta, nella fiducia che la libertà assoluta conduce infine alla scoperta della verità. E questo è vero. E questo è assolutamente incontestabile, perché laddove si ammette una realtà binaria in cui il tempo si muove nei due versi di una stessa linea e noi siamo chiamati a sperimentare i due versi, uno in relazione all'altro, ora quello crescente nel tempo dell'universo sulla base di quello decrescente. È quello decrescente che sta all'origine di quello crescente che noi vediamo. È una realtà che sta annichilendo, sta rientrando nel suo puro modo di esistere in potenza alla base della nostra realtà che vediamo in espansione. La vediamo in espansione nell'elemento inverso, perché è l'antimateria che sta andando per le sei componenti dello spazio complesso verso quell'unico punto centrale, annichilendosi, facendo rientrare tutto il progetto in un puro essere in potenza. È questo che sta accadendo veramente. Perché azione e reazione, se gli assegniamo i due segni opposti del loro essere opposti, sono l'interazione tra più uno e meno uno, che è meno uno nel suo valore complessivo, meno uno. È sulla base di un mondo che si annulla nella sua possibilità di essere, che noi lo vediamo in essere. E lo vediamo in essere attraverso una immaginazione che presuppone prima un tutto fatto, che rientra nel suo essere in potenza, in modo da poterlo osservare nel modo uguale al contrario, assolutamente libero in apparenza, in cui ognuno è libero di fare quello che crede di poter fare, e poi invece è condannato a fare solo quello che veramente può fare, e può fare solo quello che è già compreso nella fila di ordini. Voi dite, ma no, siamo liberi. No, assolutamente no. Giulio Cesare, se nascesse di nuovo, poiché tutto è stato libero intorno a lui, e lui compreso, conosciamo qual è il risultato della libertà. O immaginiamo che sono stati tutti liberi, e allora quella libertà li ha portati alle Idi di marzo.
se non li portasse più alle Idi di marzo, ma da un'altra parte, allora vorrebbe dire che sarebbe giunto un qualcosa che avrebbe inficiato quella libertà che noi gli assicuriamo. Vedete? La libertà, quando è supposta assoluta da parte di tutti, porta a un risultato unico. E noi stiamo arrivando da quel risultato unico a cui porta tutta la realtà, e la vediamo non ancora arrivata a quel risultato unico, semplicemente perché, essendo intermedi tra l'essere in potenza e l'essere in atto, per assistere a questo nostro momento intermedio, dobbiamo partire dai due estremi e se partiamo da quello materiale, dobbiamo partire dal principio del tempo, che chiamano alcuni Big Bang, e immaginare che da lì siamo arrivati a questo secolo e a questo giorno. Se partiamo dalla realtà antimateriale, dobbiamo partire dalla posizione opposta in cui tutto è già compiuto e arretra fino a questo momento di presente. Questo momento di presente è proprio intermedio tra i due movimenti, uno materiale che si è compiuto interamente dal principio fino a qui, e l'altro che in forma retroattiva è arretrato compiutamente dal principio fino a qui. Vedete, noi stiamo semplicemente osservando il nostro punto di presente che appartiene a una storia che è tutta quella possibile. E ciascuno di noi sta osservando una di queste infinite possibilità. Quelle che noi vediamo qui come uomini sulla terra sono di un certo ordine, ma poi se ipotizziamo quelle di altri mondi, ci sono anche quelle. Nell'onnipotenza del possibile esiste tutto il possibile. E dobbiamo proprio immaginare che con un universo che noi vediamo in questo tipo, esiste di tutto. Esiste un'altra terra, proprio identica a questa, in cui i gesti si sono compiuti proprio uguali a questi, con una sola piccola differenza, un atomo che invece di muoversi in una posizione si è mosso in un altro. Esiste perfino questo mondo quasi la nostra copia, ma diversa solo in un dettaglio, come esiste tra tutte le file del possibile, due colonne esattamente uguali e diverse solo da un elemento. Quando noi vediamo tutto il possibile attraverso l'operazione 10 diviso 9, che è infinita, all'interno di quell'1,11111 infinito c'è di tutto. Questa è all'origine del nostro vedere infinito l'universo e vedendolo in un modo la cui realtà è determinata dall'idea. Noi abbiamo il dono veramente divino di trasformare l'idea in un fatto reale. E siamo noi a realizzare questo mondo che crediamo poi esista prima di noi. Certo, esiste prima di noi soggetti singoli, perché esistiamo in un mondo in cui esiste tutta l'esistenza, anche di quelli che apparentemente non sono più o che ancora non ci sono. Noi siamo in un mondo ben superiore al nostro secolo. E questa è l'eternità, ma l'eternità esiste già tutta nel suo tutt'uno. Questo è ciò che è vero. E la prova l'avete tra poco, perché partendo proprio dall'idea che noi siamo in un disegno e dal fatto che io sono in grado di conoscere questo disegno, la verità di questo disegno, io ho pronosticato che il 14 del prossimo mese, da un'analisi di tutto quello che è scritto, che è avvenuto, eccetera, eccetera, è previsto che da quelle sei palline che girano nella scatola del Superenalotto, il 14, usciranno i sei numeri che dico io. Su quale base? Sulla base dell'interpretazione che io do al disegno che io vedo. Che io vedo scritto nella Bibbia, nel preciso momento nel quale comincia questa storia con Abramo. E io lo vedo Abramo molto collegato a questi tempi, perché questi tempi sono la fine del tempo e quelli erano il principio di questo tempo in cui Dio
parla all'uomo.